possiamo iniziare il consiglio comunale. Grazie a tutti di essere intervenuti. Possiamo iniziare con l'appello. Morandrina Andrea. Presente. Canziani Marco. Presente. Guerini Stefano. Presente. Pirovano Monica. Presente. Piantoni Alessandro. Assente. Magni Giovanni. Presente. Piantoni Fabio. Presente. Balduzzi Francesca. Presente. Morini Tiziano. Presente. Guardiani Antonio. Presente. Fori Alessandro. Presente. Seguri Rio. Assente. Mattei Paolo. Presente. Si può iniziare. Bene, allora, prima del primo punto faccio una comunicazione a proposta di mozione che è stata presentata dal capogruppo di minoranza firmata dai componenti di minoranza e non è all'ordine del giorno in quanto è presentabile sia nel contenuto che nei numeri. Ecco, non so se vuoi nel dettaglio. Sì, magari preciso. Che l'articolo 52 del decreto legislativo 267 del 2000 stabilisce, intanto introduce la mozione di sfiducia, la disciplina, e la mozione di sfiducia è un istituto che è previsto tipicamente per il sindaco. E quindi analogicamente abbiamo verificato che se per via analogica potesse essere applicato sull'assessore, andando a verificare il nostro statuto e il regolamento consigliare, che però non la disciplina espressamente, ma anche laddove la si volesse ammettere, in realtà il TUEL prevede espressamente che debba essere presentata da almeno dei due quinti dei consiglieri, deve essere sottoscritta da due quinti. Tale non è quella presentata all'ordine del giorno. In diverse occasioni il Ministero dell'Interno si è pronunciato, ritenendo ovviamente che nel caso di mozioni di sfiducia, perché non sono la prima volta ovviamente che qualche gruppo consigliare la presenta, non può essere presentato non avendo il Consiglio Comunale potere di revoca nei confronti delle nomine degli assessorati, perché il potere di nomina e revoca ovviamente devono seguire lo stesso potere attributivo ovviamente di questa facoltà che la legge riserva al sindaco, quindi il sindaco che può revocare eventualmente un assessore e non certo il Consiglio Comunale. Diverso invece un altro tipo di istituto che non è strettamente intesa una mozione di sfiducia, in cui il Consiglio Comunale è libero nei poteri attribuiti tipicamente al munus pubblico che esercita, che è quello di andare ad attivare un dibattito in merito ad alcune attività. Quindi deve essere proposto in forma diversa. Ok, passiamo al primo punto all'ordine del giorno, che è l'esame e l'approvazione dei verbali della seduta del 24 novembre del 2020. Sì, possiamo fare una lettura? Sì. Si tratta della delibera numero 27, avete ad oggetto esame e approvazione verbali seduta precedente del 15/9/2020, delibera numero 28, avente ad oggetto articolo 18 del decreto legislativo 267 del 2000, controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio di previsione finanziaria 2020-2022, delibera numero 29, presentazione al Consiglio Comunale del DUP 2021-2023, ai sensi dell'articolo 170 del TUEL, delibera numero 30, variazione al bilancio di previsione 2020-2022, deliberazione numero 31, affidamento di carico revisore dei conti per il periodo dal 15-12-2020 al 14-12-2023, deliberazione numero 32, avente ad oggetto l'armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili di quel decreto legislativo 118 del 2011, presa d'atto della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato comuni sotto 5.000 abitanti. Deliberazione numero 33, interpellanza presentata in data 23/9/2020, protocollo numero 5031 dal gruppo Progetto di Tirano al Serio, avente ad oggetto cavalcavia via Caduti per la Libertà. Rimettiamo a votazione, favorevoli? Astenuti? Passiamo al secondo punto, piano finanziario relativo al servizio di igiene urbana anno 2020, approvazione. Prego, Katia. Allora, la delibazione della Lega del 31 ottobre 2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di servizio e di investimenti del servizio idrico integrato del periodo 2018-2021. E approvano nel contempo il metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti. Quindi
questa delibera determina le componenti di costo che sono definite come componenti tariffarie del servizio idrico di gestione dei rifiuti, quindi tutti i costi operativi intesi come la somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento, di lavaggio, di raccolta, di trasporto di rifiuti, tutti i costi d'uso del capitale e le varie componenti a conguaglio relative ai costi dell'annualità 2018-19. Quindi il Comune doveva redigere un piano finanziario seguendo tutte queste direttive della società da deliberazione dell'ARERA e approvarlo, farlo validare da un tecnico, diciamo, un tecnico esterno e inoltre l'ente territorialmente competente doveva redigere questo piano finanziario, visto che nella Regione Lombardia l'ente territorialmente competente al momento non esiste, nel caso il Comune di Fiorano, come tutti gli altri comuni del territorio lombardo, in questo momento viene definito come l'ente di governo dell'ambito e quindi doveva procedere a definire questo effettivo piano finanziario con tutte queste direttive. Quindi noi abbiamo redatto questo piano finanziario che comporta un totale di spesa, diciamo, di 228.539, diviso per quota fissa pari a 72.355 come costi fissi e i costi variabili di questa tariffa saranno pari a 156.184. Quindi allegato alla delibera c'è il piano finanziario e la relazione che spiega i vari coefficienti di calcolo di questo piano finanziario e c'è questo è il piano finanziario del 2020, perché noi a luglio avevamo approvato il piano finanziario provvisorio riconfermando quello del 2019 e avevamo applicato alle tariffe del 2020 utilizzando quelle del 2019 in attesa però di redigere e di approvare questo effettivo piano finanziario con le nuove direttive che poi verrà da noi spedito e inviato alla RERA, che è questo ente che successivamente dovrà validarci questo nuovo piano finanziario. Okay. Grazie. So se ci sono delle domande, altrimenti passiamo alla votazione. Favorevoli? Astenuti? Beh, astenuti. Immediata eseguibilità, favorevoli? Astenuti? Astenuti. Terzo punto all'ordine del giorno, approvazione tariffe relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020. Ancora la parola. Sì, di conseguenza di questo PEC, piano finanziario, con questa delibera andiamo a approvare le varie tariffe per le varie categorie, sia utenze domestiche che utenze non domestiche, che dovrebbero coprire l'ammontare delle spese per 2020 di 228.539 e quindi allegato alla delibera c'erano le varie tariffe che poi noi conguaglieremo con quello già, diciamo, già inviato in questi mesi come tariffe 2020 e lo faremo nei conguagli nelle prossime valutazioni del 2021. Ok. Se apriamo la discussione, se c'è qualcosa, niente, se no passiamo alla votazione. Favorevoli? Astenuti? Contrari? 3 contrari. Immediata eseguibilità? Favorevoli? Astenuti? Contrari? 3 contrari. Passiamo quindi al punto 4, che è l'individuazione degli ambiti di esclusione dell'applicazione della legge regionale 40 bis, della legge regionale, scusate, dell'11 marzo 2005, numero 12, dell'articolo 40 bis. Sì, è un tema che è stato ampiamente sviscerato, discusso in 3 commissioni urbanistiche, anche alla presenza dell'urbanista Tosetti. Sì, la normativa è sul filone delle normative per l'incentivazione della ripresa economica, però non è una detrazione fiscale, quindi non è diretta e tra virgolette semplice come la detrazione IRPEF. Questo riguarda delle pesanti modifiche a livello urbanistico laddove viene applicata.
comporterà una serie di passaggi, ci sono, la normativa prevede una serie di scadenze anche nel corso dell'anno 2021, la prima scadenza è l'approvazione degli ambiti di esclusione allegati agli atti, che sono il centro storico, San Fermo e la parte alta del comune. In sostanza, laddove viene applicata, laddove vengono trovati dei singoli manufatti piuttosto che dei singoli comparti di intervento, l'incentivazione cosa consiste? C'è poi la possibilità di andare in deroga a tutta una serie di normative edilizie. Ci sono anche degli incentivi che, come dicevo prima, non sono di carattere finanziario, sono riferiti a uno sconto negli oneri di urbanizzazione dal 50% in su, sono riferiti a un bonus volumetrico dal 20 al 25% a seconda dei tre articoli 8 bis, 40 bis e 40 ter, che non possiamo permetterci di andare ad analizzare, nel senso che ci vorrebbero tre ore di lavoro che più o meno sta già stato fatto in commissione. E infine una pesante deroga alle normative del PGT, alle normative urbanistiche. Motivo per il quale noi ci siamo mossi in linea esattamente come si sono mossi tutti i piccoli comuni, escludendo innanzitutto il centro storico, dove però sono state previste altre azioni urbanistiche, per cui ci sarà la possibilità di intervenire con altri incentivi. Perché dico questo? La rigenerazione urbana prevede espressamente per legge la compartecipazione di pubblico e privato, per cui ha dato degli esiti di un certo tipo nei grossi centri abitati, ha dato esiti abbastanza scarsi nei piccoli centri abitati. Laddove è presente la voglia di investire, è presente il capitale, si intercettano queste aree e appunto in via combinata tra pubblico e privato si va ad attuare questa serie di deroghe. A noi non sono pervenute richieste e in ogni caso, ripeto, il centro storico lo escludiamo per la pericolosità delle deroghe. Escludere le deroghe di PGT significa non quelle civilistiche, la distanza dal confine è sempre 1,5 metri, la distanza dall'edificio è sempre 3 metri, però la deroga regionale è 10 metri dall'edificio e tutte le altre. Quindi chiaramente un centro storico non può venirsi su col bonus volumetrico del 25%, vuol dire praticamente un piano in più. E a quel punto lì lo possono fare. Quindi noi in questo momento abbiamo ovviamente preferito escludere le aree di sensibilità paesaggistica e il centro storico, posto che la stessa normativa col 40 ter ha previsto tutta una serie di incentivazioni per l'intervento in aree rurali, che riguardano pertanto San Fermo e la parte alta, la Val d'Egru, per capirsi. E noi nello specifico ci siamo impegnati, abbiamo già incaricato il nostro urbanista, alla riprogettazione del centro storico. Una delle questioni, uno dei nodi sostanziali che è saltato fuori in commissione era l'area Mistri. Tanto che ci è stato chiesto, ma non era... Il taglio delle piccole cose, nel senso che l'argomento... No, la riassumiamo in un minuto, nel senso che io voglio riassumere anche quelle che sono state le operazioni di dati della commissione. Stiamo individuando gli ambiti, giustamente l'abbiamo presentato, ed è giusto fare una panoramica perché presenti ci sono i componenti della minoranza che sono stati comunque presenti alla commissione, è già stato ampiamente condiviso, ma siccome c'è anche il pubblico, anche se non presente, ma... anche solo potrà vedere le immagini, almeno ha una panoramica di quello che è effettivamente quello che stiamo facendo stasera. Quindi individuare gli ambiti, l'ambito dove influisce la legge e gli ambiti di esclusione, che sono la parte alta di Fiorano, così come il centro storico. Chiarissimo. E questo è sostanzialmente il concetto. Centro storico, giustamente come faceva presente l'assessore, perché verrà data poi la possibilità tramite altre strade che non escluderanno le deroghe alle normative, quindi tutelando comunque il vicinato. Questo secondo me è un concetto, sì. Puoi andare nello specifico? No, farei solo una nota in più. È la possibilità di inserire rigenerazione urbana in singoli edifici in situazioni di criticità sanitaria e o strutturale e dismessi da almeno 5 anni con qualsiasi destinazione d'uso, pertanto residenziale, commerciale, produttiva, possono essere reinseriti nel corso di tutto l'anno 2021, pertanto il bando è aperto a tutta la cittadinanza.
però ci tengo a dire comunque un 30 secondi sulla famosa area Mistri, per la quale al momento, anche perché è giustamente stato osservato, non era l'occasione per riuscire a smuovere qualcosa in quest'area che è un po' degradata. Invece la questione è legalmente complessa. Uno, perché sembra che il volume che avevano nelle convenzioni di 10-15 anni fa sia decaduto. E mentre questa legge è applicabile dove c'è un fabbricato, non è riferita ai terreni liberi. In secondo piano, perché comunque restano sempre attivi altri strumenti del PGT, il DPR 380 del 2001, cioè dell'urbanistica, sempre prevede la possibilità di fare un PII, un piano integrato di intervento vincolato a convenzione. Cosa significa? Se salta fuori l'investitore in area Mistri che viene fuori e dice voglio costruire 4 appartamenti, la convenzione ti impone di dare qualcosa in cambio alla cittadinanza, e cioè al comune. Quindi potrà sempre dire lo presento, ma ti do in cambio un parco pubblico di 200 metri quadri. Questo per fare un esempio. La chiudiamo qua. Ecco, esatto, nel senso che l'argomento del tribunale è l'ambito. Molto interessante, ma avremo modo di dibatterne nuovamente in consiglio. Sicuramente. Tornerà in commissione primavera. In consiglio comunale, ma è il secondo step. Il primo oggi era quello di individuare gli ambiti in cui questa legge dovesse essere attuata. E dovevamo proprio farlo entro fine dell'anno per poter avere comunque l'occasione di reinserirli nel 2021 i singoli edifici. Se noi non presentavamo niente, perdavamo la possibilità di accedere agli incentivi della legge 18 del 2019. Quindi. E che pertanto questa è stata deliberata in giunta, è stata discussa in commissione urbanistica e adesso viene presentato il consiglio. Grazie. La planimetria legata agli altri. Se ci sono domande o quant'altro, ecco, la discussione è aperta. Non c'è niente, perfetto. Passiamo alla votazione. Favorevoli? Astenuti? 3. Immediata eseguibilità. Favorevoli? Astenuti? 3. Passiamo all'ultimo punto. Approvazione della convenzione della rete bibliotecaria bergamasca. Prego l'assessore Moreni di accennare. È stata istituita la nuova rete bibliotecaria bergamasca su. Okay, sì, no, conosco. Sostanzialmente ricalca la struttura della precedente, cambiano alcuni degli organi che le vanno ad amministrarla, ma nella sostanza viene potenziato il servizio di interprestito e vengono meglio ripartiti i compiti nelle singole aree. Noi apparteniamo all'area della Valseriana con comune Capofila Albino, ci sono altre aree nella provincia di Bergamo, c'è il comune di Bergamo che fa area a sé stante e che rappresenta anche il bacino a livello di documentazione, proprio semplicemente i libri e la disponibilità quindi di documenti da per l'interprestito più ampia. In questo modo viene ampliato il servizio di interprestito includendo appunto anche questi comuni, queste biblioteche. Questo è il cambiamento principale. Vengono rimodulate le tariffe, ne abbiamo parlato in commissione cultura. Fiorano è un caso un po' particolare perché non ha una biblioteca pur aderendo al servizio. Nella nuova convenzione non vengono fatte eccezioni in base a questa cosa, il Fiorano viene trattato come gli altri comuni. Basta, questo è un po' il suo. Dunque, ecco, è già stata anche questa dibattuta, credo, in Commissione Cultura, se ne è già parlato, però se c'è ancora qualche chiarimento, qualche domanda o qualche appunto da fare, in tal caso passiamo alla votazione. Favorevoli? Unanimità. E immediata eseguibilità? Favorevoli? Unanimità. Il consiglio comunale è terminato, grazie a tutti di essere intervenuti, buone feste a tutti. Anche probabilmente ce ne sarà ancora uno per l'urgenza. Per farci gli auguri. Avremo un altro. Buon anno. Per farci gli auguri.